le mamme, la maternità. In nessun paese se ne parla tanto come da noi e con così profonda commozione. Anche i poveri hanno una mamma. Per assistere le gestanti, le madri bisognose e i loro figli, esiste in Italia l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, chiamata familiarmente Maternità, un istituto che assolve con avarizia i suoi compiti, in modo non adeguato. Tutti sappiamo come nascono i bambini, ma sappiamo anche ormai come nascono nella capitale i sindaci democristiani, che si possono considerare tra gli assistiti dell'OMNI, forse perché bisognosi o forse perché materialmente e moralmente abbandonati. Urbano Cioccetti passa dalla maternità alla poltrona di sindaco. Amerigo Petrucci dalla maternità al Campidoglio. Ma alla maternità nascono anche i presidenti della provincia, come il ragionier Ettore Ponti e Nicola Signorello, oggi segretario del Comitato Romano della DC. Purtroppo di maternità ce n'è una sola, ma quella di Roma sa fare miracoli. Invece di moltiplicare i pani, faceva lievitare i prezzi. Infatti pagava le melanzane a 120 lire il chilo, quando ai mercati generali costavano 60. I limoni, che costavano da 40 a 80 lire, li pagava a 200. Il prezzo dell'insalata saliva da 70 a 80 lire a 250. C'è veramente un mistero nella maternità, ma qualcuno intascava la differenza. Il fatto è che, secondo i periti del Tribunale, la cifra di 1 miliardo e 255 milioni è stata distratta, cioè usata per altri fini con atti arbitrari e illegittimi. E l'ex sindaco Petrucci è finito nel carcere di Roma, a Regina Coeli, sotto l'accusa di peculato continuato e aggravato, nonché di interesse privato in atti d'ufficio. Mentre l'ex presidente della provincia di Roma, Ettore Ponti, è accusato di concorso nel reato di interesse privato. 1 miliardo e 255 milioni possono sembrare una piccola cifra se paragonata ai 1.000 miliardi di deficit lasciati al comune di Roma da Petrucci, ma ai bambini lattanti e divezzati e alle madri bisognose, anche 1 miliardo e 255 milioni sarebbe stato di qualche utilità. Si potevano acquistare, tra l'altro, 10.450.000 litri di latte, un lago di latte. Ma non è giusto pensare che Petrucci si bevesse da solo il latte sottratto ai bambini. La cosa è più complessa. Il latte e i milioni si distraevano in coincidenza con le campagne elettorali. Anche questo può spiegare, almeno in parte, perché ad Amerigo Petrucci, nel carcere di Regina Coeli, si è aggiunta la voce amica del Comitato Romano della DC, che gli esprimeva sensi di stima e di rispetto e di affettuosa solidarietà. La Democrazia Cristiana, come una madre, o se volete come una maternità, protegge amorevolmente i suoi figli.